e io sono Cristina Salvagno, mia sorella. Oggi siamo qui per proporvi una ricetta molto semplice, ovviamente a base di olio extravergine d'oliva, perché noi siamo frantoiane di terza generazione. Vado subito a esporvi i prodotti, così poi intanto possiamo chiacchierare un pochino insieme. Intanto cosa stai per fare? Una torta al cioccolato con ovviamente l'olio extravergine d'oliva, lo zenzero e le nocciole. Infatti ci serviranno 140 g di cioccolato fondente, 3 uova, 40 g di olio extravergine d'oliva, 40 g di zucchero, 40 g di fecola di riso o di mais, della granella di nocciole, dello zenzero fresco e poi dello zucchero a velo per guarnire. Andiamo subito a sciogliere il nostro cioccolato fondente a bagnomaria. Eccoci qui. Quello che ha avanzato Cristina, perché nel frattempo se ne è mangiato. L'ho assaggiato. Se ne è mangiata, era buono. Sì, l'ho assaggiato con un goccino di olio anche. Bene. Mi ha esaltato ancora di più il sapore del cioccolato. Molto bene. Sì. Noi prepariamo di solito, da sempre, una torta con il primo olio uscito dal frantoio. Ce l'ha insegnato nostra nonna Anna, la cosiddetta fogassa. Esatto. La fogassa all'olio che preparava sempre. Poi vero, era una festa perché col primo olio, al primo giorno di inizio di campagna olearia, il primo olio che usciva dal separatore, il primo bicchiere di olio si prendeva, si portava alla nonna e la nonna preparava questa focaccia, chiamata appunto la fogassa, per i dipendenti del frantoio, per quelli che lavoravano, per noi, per la famiglia, e a fine della giornata si mangiava tutti insieme questa fogassa ed era tradizione, era e lo è tuttora, perché è passata di mano la ricetta alla nostra mamma Elena, che prosegue tutti gli anni nel portarci a fine giornata della prima giorno di campagna reale la sua fogassa sempre all'olio, fatto con l'olio grezzo, quello torbido, appena esce dal frantoio, ed è una squisitezza, è bellissima. Poi per lui è una festa, sì, perché insomma, da quando eravamo bambine abbiamo questa tradizione della fetta di fogassa il primo giorno di... Però non ce la siamo sentita di proporvi quella ricetta perché è inimitabile. È inimitabile. Allora vi proponiamo un'altra comunque torta, un dolce fatto con l'olio, perché ovviamente l'olio si può usare per tutto, anche per i dolci, e col cioccolato, che è un antidepressivo. Questo periodo serve un po' a tutti. Ce n'è veramente di bisogno. Allora, qui direi che ci siamo, il cioccolato si è già sciolto, Cristina non metterci le dita, splendido. Aggiungiamo adesso l'olio, ovviamente, aggiungiamo il nostro olio extravergine d'oliva, beh noi ovviamente abbiamo usato il nostro perché ce l'abbiamo portata di mano, però potete usare qualsiasi olio, ecco quello che volete. Vado ad aggiungere e mescoliamo bene. Mescoliamo bene, deve venire un composto liscio e lucido. Eccoci qua. Ho già la polina io, non so voi. C'è un profumo tra olio e cioccolato. È una cosa che come si sente anche il profumo dell'olio. Eh sì. Fantastico. Direi che ci siamo. Ok, allora, finché si riposa il nostro composto, perché ovviamente è troppo caldo per unirlo a qualsiasi altra cosa, andiamo a lavorare le uova. Io ho già preparato gli albumi in frigo, ben preso, grazie, e adesso invece vado a lavorare i tuorli, anche la ciotola brandizzata, vado a lavorare i tuorli con lo zucchero. Eccoci qui. Mi ci metto io perché Cristina preferisce mangiare. Esatto. Francesca cucina e Cristina mangia. Di solito funziona così. Funziona così, infatti direi che siamo un'ottima squadra. Cioè, nella vita e anche nel lavoro. Sono perfette. Sì, sono perfette. Allora, montiamo il tutto. We'll be right back.
amido di mais o di riso, io ce l'ho di riso, perché questa è adatta anche alle persone celiache, perché non contiene farina, e alle persone intolleranti al lattosio, come Cristina, perché non c'è ovviamente latte, traccia di lattosio, esatto. Sì, noi abbiamo alcuni dipendenti che sono intolleranti al glutine, Cristina è intollerante al lattosio, allora ci inventiamo sempre ricette per accontentare e soddisfare i nostri palati. Esatto. Perfetto. No, ora se mi serve lo zenzero. Mi fa lo zenzero? Sì, ci siamo. Ok, aggiungiamo lo zenzero fresco grattugiato, la quantità sarebbe un cucchiaino, però ecco, dipende dai gusti, potete abbondare oppure potete anche proprio non metterlo, non è strettamente necessario, è che dà una nota di freschezza che secondo me col cioccolato fondente ci sta benissimo. Ok, amalgamiamo questo insieme al nostro composto di cioccolato. Sì, no. Eccoci qua. Si è un po' raffreddato, così non fa l'effetto uovo strapazzato. Mamma, sembra un profumo di olio pazzesco. No, provatela perché veramente. Per chi come noi è appassionato di olio extravergine d'oliva, esatto, proprio il sapore. E c'è un profumo pazzesco, poi ovviamente l'unione al cioccolato la rende golosa a tutti, anche ai bambini. Mio figlio le va pazzo, sua figlia anche. Anche facciamo anche i tortini piccoli, perché si possono fare invece che la torta. Sì, è una torta piccolina, perché non avendo lievito useremo uno stampo da 18 centimetri. Si può fare sì anche le cocottine monoporzione, dei pirottini senza nessun problema. Ok, siamo arrivati al momento degli albumi, eccoci qui, e poi brava granella, brava, vedi che sta migliorando, vedi che sta andando vicino, imparo. Se volete venire a trovarci per scoprire tutte le nostre ricette, i corsi di cucina che appena si potrà rifaremo, perché qui siamo nella nostra cucina aziendale dove facciamo i corsi di cucina, noi siamo a Nesente, in Valpantena, a Verona. Abbiamo i frantoi, si può visitare l'azienda, abbiamo i frantoi, ovviamente in produzione nei mesi da ottobre a dicembre, un tradizionale, un ciclo continuo, poi durante l'anno comunque si può sempre visitare l'azienda, le degustazioni ci sono sempre, quindi che sto mettendo ovviamente, e è bello da vedere anche. Granella, grazie, eccoci qui, molto molto bene. Direi che ci siamo. Direi di sì. Bello morbida poi, Il composto resta bello morbido. Eh sì. Sì, tra l'altro dicevo appunto che non avendo lievito, usiamo una tortiera molto piccola, 18 cm. Ovviamente raddoppiando le dosi potete usare una tortiera più grande. Noi ne facciamo tante piccoline. Così le dividiamo nei vari reparti dell'azienda, ragazzi, dell'imbottigliamento, in ufficio, il negozio. Eccoci, che la tengo. Grazie. Vedete? Mi aiuta, è grande. Ma poi la mangio, mi merito. Esatto, quello fa per quello. Per ritarmi la fetta. Lo fa per quello, per interesse. Eccoci qua. No, io, a me cucinare piace un sacco, è molto rilassante. E infatti da anni mi occupo del ricettario, vari post del frantoio. E tutti non vedono l'ora ogni volta che devo fare una ricetta per fare le foto per il ricettario, per i post.
tutti, ma allora oggi cosa c'è? Cosa c'è? E allora ecco. E io le assaggio. Sono molto ben volute in questo senso. Okay. Perfetto. La nostra tortina è pronta per essere infornata 170 gradi per 30-35 minuti. Io in forno e ci vediamo dopo per farvi vedere com'è il risultato. Abbiamo sfornato, questo è il risultato della nostra torta dopo mezz'ora. Ora possiamo semplicemente mettere sopra o un filo d'olio, se vogliamo, oppure molto più semplicemente dello zucchero a velo. Non so che è la prima in bocca. Sì! Prova di assaggiarla. C'è un profumo di olio ancora, fantastico, e di cioccolato. Ecco qui, questa è la nostra ricetta del buon umore. La nostra tortina è pronta. A base di olio extravergine di oliva, cioccolato, zenzero, nocciole. Ecco qui, buon appetito. Vi aspettiamo se volete venire a trovarci qui a Nesente, a Verona. Noi siamo qui e vi aspettiamo. Ciao! Ciao! Eccoci, eccoci, vedo collegati da Nesente Valpantena i Salvagno, Giovanni Salvagno e Francesca Salvagno, benvenuti. Grazie, ciao. Abbiamo visto questa ricetta, noi ovviamente siamo fortunati, l'abbiamo vista prima di chi ci segue in diretta ed è veramente interessante. Siete due star, Francesca e Cristina Salvagno, brave. Grazie. Non vedo l'ora di provarla direttamente, quando ci si potrà muovere con più facilità. Ecco, io sono protetto dalla mascherina perché ho davanti a me tutti i tecnici che stiamo appunto lavorando per questa edizione digitale. Non mi dispiace questa esperienza, perché d'altra parte bisogna farle tutte. E anche se ovviamente uno preferirebbe non aver avuto questa esperienza, insomma, però è così. Allora, la cucina è molto importante. Io l'ho sempre detto, l'olio non viaggia da solo, ha bisogno di altri cibi. Perché l'olio, sì, chi lavora nel mondo dell'olio è abituato ad assaggiarlo, ad annusarlo, ma d'altra parte uno può annusarlo, può gustarlo, ma poi se non lo prova sul cibo non è una bevanda e quindi bisogna declinarlo attraverso la cucina. E questa idea di presentare una ricetta, di raccontarla, è molto importante perché ci fa comprendere quanto sia necessario argomentare intorno al corretto abbinamento olio-cibo. Il vostro è un olio che racconta il vostro territorio. Ce ne vuoi parlare, Francesca? Sì, appunto noi da tradizione abbiamo questa esperienza di nostra nonna, sua mamma, mia nonna Anna, che ci preparava la torta fatta col primo olio uscito della stagione. Era proprio per coronare la prima giornata di festa di produzione, perché per noi la produzione di olio extravergine d'oliva non è mai stato un lavoro, è sempre stata una festa. E il primo giorno, per coronare questa giornata di inizio, appunto, campagna olearia, mia nonna, col primo olio che usciva, adesso lo fa mia mamma, preparava questa focaccia, proprio per far capire che l'olio ha tanti usi in cucina, anche nei dolci, cosa che tanti non sanno, non conoscono. E invece c'è questa tradizione da sempre e noi abbiamo voluto fare la nostra versione, mia e di Cristina, per non andare a scontare
incontrarci con quella che è la tradizione olearia, oppure anche solo la tradizione che abbiamo qui in frantoio, una versione un po' moderna. Però sì, appunto per far capire che si può tranquillamente sostituire il burro all'olio all'interno delle ricette dolci. Anche perché il burro era presente in molte ricette semplicemente perché non c'era a disposizione o comunque era troppo costoso l'olio. E quindi in realtà non sono ricette pensate unicamente per il burro, ma si rivolgeva chiunque dovesse fare una ricetta a ciò che era disponibile all'epoca e soprattutto ciò che era più economico. Invece con l'olio extravergine di oliva abbiamo scoperto che tutte le possibili ricette sono realizzabili. Proprio ieri abbiamo presentato una ricetta, un risotto, tutti immaginano il risotto con il burro, ma il risotto è perfetto anche con l'olio extravergine di oliva. Giovanni Salvagno, allora, ha delle figlie splendide. Sì, la mela non cade lontano dall'albero. È proprio vero. Abbiamo anche un papà splendido. Vero? Sono sottomesso totalmente alle mie due figlie. Beh, è una piacevole sottomissione, una bella sottomissione. Allora, quest'anno... Sono loro che mi spronano a restare sempre nell'olio. E fanno bene. Perché ormai potrei anche guardare un po' più da lontano. Invece mi portano, sono sempre in prima persona anch'io. Come oggi, per esempio. Ottimo. E fanno veramente molto bene. Ma, ecco, io direi che è molto importante questa visione familiare che caratterizza gran parte dello scenario italiano. E quello che io scorgo in voi è l'entusiasmo nel trasmettere questa cultura dell'olio. A partire da nonno Gioacchino. Nonno Gioacchino che avete tramutato in forma di cartone animato, di gioco, perché voi siete all'interno del Frantoio Salvagno, di una delle vostre tante sale, a parte che anche la cucina dove avete trasmesso la ricetta, dove avete rappresentata e resa possibile, è appunto la cucina che voi utilizzate per dimostrazioni. È la cucina dove voi realizzate dei corsi, quindi siete molto attivi nella promozione, nella cultura del prodotto, attraverso dei segni evidenti, delle sperimentazioni dirette sul campo. A parte questo periodo Covid che un po' ci imprigiona e non ci consente di fare quel che desideriamo. Sì, per noi la divulgazione appunto della conoscenza dell'olio extravergine d'oliva in quanto alimento e non in quanto condimento è fondamentale. E quindi sì, questa sala ha questa funzione, quella di fare corsi di cucina, corsi di assaggio, appunto corsi di divulgazione, sei venuto anche tu infatti in passato ed è stata una giornata stupenda, e proprio per far conoscere i valori dell'olio extravergine d'oliva, non il nostro, perché noi ovviamente ci mettiamo tutto quanto la nostra passione per farlo al meglio, però noi diamo le basi per conoscere i prodotti. E poi sta ovviamente al consumatore scegliere quello che è più in linea con i suoi gusti, però almeno che scelga un prodotto di qualità, ecco, questo è fondamentale, noi questo facciamo. Ecco, poi voi date anche molta attenzione ai bambini. Sì, noi abbiamo sempre scolaresche, a parte vabbè in questo momento tutti i giorni che vengono in visita qui in Frantoio, ovviamente gratuitamente, per vedere appunto come si fa a fare l'olio, perché tantissimi bambini pensano che l'olio nasca dallo scaffale del supermercato, non capiscono che dietro c'è un olivo, c'è un frutto, che tipo di lavoro c'è. E allora cominciare, diciamo, a coltivare da piccoli, educarli a mangiare bene, a mangiare cose sane, andare alla ricerca della qualità, penso che sia fondamentale. Visto che queste iniziative voi le conducete da molti anni, ho una curiosità, ma quelle scolaresche che vengono in visita, poi queste scolaresche crescono, diventano società di adulti. Tornano poi quei ragazzi che hanno visitato il Frantoio Salvagno
e hanno assistito alla degustazione, hanno potuto anche nel periodo della raccolta e della molitura assistere sia alla molitura delle olive nel frantoio tradizionale a macine presse, sia in quello moderno a ciclo continuo. Poi tornano, quindi è un buon investimento, c'è un ritorno di questi bambini che poi diventano adulti? Sì, allora noi a tutti gli studenti che vengono lasciamo un sacchettino con dentro, per i bambini più piccoli, appunto il fumetto di nonno Gioacchino con le matitine per colorare e una piccola bottiglina di olio, piccolissima, e tantissimi tornano e ci dicono che hanno ancora quella bottiglina in camera, che si sono tenuti come un oracolo, che non hanno usato aprire, e tornano con magari i figli oppure con i nipoti, dicono guarda qui dove sono venuto quando ero piccolo con ancora la bottiglina, per cui no, cioè rimane, questa cosa rimane tanto. Ecco, questa ricetta che voi avete realizzato per gli Officina Festival, quindi un'esclusiva per noi e vi ringraziamo per questo, sarà l'inizio anche di tanti altri ricettari che voi renderete pubblici attraverso anche i social, attraverso il vostro sito? Sì, noi regolarmente postiamo le ricette anche sul nostro sito, abbiamo tutto appunto un po' di ricette che ovviamente inseriamo man mano per creare anche suspense un po' all'interno dei nostri consumatori che regolarmente così si collegano al sito per vedere le varie novità. Sì, ce n'è una ricca serie e tra l'altro, essendo donne, continuiamo ad aggiornare, aggiungere, avere idee. E con un grande assaggiatore, ovviamente. Poi se l'uomo del frantoio dice sì, si fanno. Un beato fra le donne. Sì. Ecco. Tutti i lati positivi e negativi. Negativi adesso. Ma quelli negativi in realtà sono tutti inventati, perché agli uomini piace essere, diciamo, in qualche modo anche custoditi dalle donne, perché gli uomini non lo ammettono mai, ma amano essere circondati da donne. Sì, è vero, confermo. Perfetto. Anche perché lo coccoliamo tanto, è per quello che gli piace, è più coccolato di tutti. Lo so. Allora, per concludere vorrei sapere, com'è andata questa olivagione? Lascio parlare il grande capo riguardo questo. Com'è andato questo raccolto 2020-2021? Abbiamo fatto quantità e qualità, che è cosa abbastanza rara. Bene. E quindi ora siete quasi pronti, perché poi finita una campagna olearia c'è l'impegno per investire su quella prossima, sperando che poi la natura sia benevola, perché poi diciamo che l'olivicoltura, rispetto ad altre realtà che si occupano di alimentazione, di agricoltura destinata, no, all'alimentazione, è una, come dire, un'industria a cielo aperto, quindi con l'imponderabile, che per cui uno non può mai prevedere tutto. È vero. No, il prossimo anno ci sarà sicuramente un po' di produzione in meno, perché l'olivo, l'albero dell'olivo, la pianta, ha l'alternanza, un anno dà di più, un anno dà di meno. Comunque, adesso sono tutte parole, bisogna aspettare la stagione, e l'acqua e tutto. E la buona fortuna, è la buona fortuna. Assolutamente, la buona fortuna. Sì. E anche perché c'è l'imprevedibile, ma noi ci auguriamo sempre di avere la buona fortuna al nostro fianco. Certo. Benissimo, grazie ancora per la ricetta. Grazie a voi. Per il collegamento, grazie per essere presenti a Olio Officina Festival. È la decima edizione. Io immaginavo una decima edizione scoppiettante, con delle scenografie incredibili, invece ci siamo ridotti a fare un'edizione digitale. Però nonostante tutto è andata bene, e non soltanto, perché dopo queste tre giornate, domani ci sarà addirittura un'intera giornata, a partire da domani, on demand,
dove in pratica ci saranno sedute legate al design degli oli e in soltanto anche abbinamenti olio-cibo con degli chef. Quindi ecco, una decima edizione in ogni caso che rispetta tutte le aspettative. Grazie e un saluto a Nessente. Grazie Valpantena, mille. Verona e Veneto, il grande olio del Frantoio Salvagno. Grazie. Grazie. Ti aspettiamo Luigi, ciao con grande tutti. Piacere, con grande piacere. Ciao.